questo posto è gigantesco, quindi è qui che lavorerò. Esatto. Dunque, intanto voglio che scarichi quei pacchi. E poi devi sistemarli su quegli scaffali. Sposta le scatole danneggiate da una parte. E fa attenzione con quelle su cui c'è scritto fragile, ok? Ok, ho capito. Oh, la mia testa! Lifty, su quel pacco c'è scritto fragile! Se fossi in te, io sposterei due pacchi alla volta. No, tre sarebbero ancora meglio. Oh, a dire il vero, penso che questo lavoro non faccia per te. No, aspetta, dammi un'altra possibilità. Posso fare di meglio, lo so. È la tua ultima possibilità. Devo andare in città e voglio che tu finisca tutto il lavoro prima del mio ritorno. Intesi? Certo, grazie, Terry. Ho finalmente fatto. Oh, mi sto già scaricando. Non va bene. Ho ancora tutti questi pacchi da mettere in ordine. Lifty! Lifty! È la signorina Bell. Lifty, dove sei? Oh, adesso mi licenzierà. Se n'è già andato via. Oh, no! No, no! No! Ecco fatto. Sistema di sicurezza attivato. Signorina Bell, aiuto! Come esco da qui adesso? Il magazzino è già chiuso. Si è arreso ed è andato a casa. Aiuto! Lifty, sei ancora qui dentro? Sì. Aiutami, Terry! Sì. È successo qualcosa a Lifty? Niente di buono! È rimasto bloccato nel magazzino e non mi risponde se lo chiamo. Sta tranquillo, Terry. Lifty starà bene. Amber, puoi disattivare il sistema di sicurezza? Ci provo! Ho fatto, Polly! Molto bene, adesso entriamo. Certo. Subito! Giù! Ma Lifty non si muove! Sbrighiamoci, ragazzi! Lifty! Lifty! Svegliati! Sei sveglio? Ti senti bene? Ehi, ragazzi, che ci fate tutti qui a quest'ora? Oh, sono svenuto in magazzino, capisco. Esatto, Terry era così preoccupato per te. Mi dispiace, Lifty. Questo incidente non sarebbe mai successo se non fossi stato così duro con te. Non è vero. È successo solo perché non stavo facendo un buon lavoro. Sai, hai ragione. Ho capito che purtroppo questo mestiere non fa per me. Ma non è vero, Lifty! Voglio dire... Tu hai delle braccia fortissime! Proprio così! E siccome hai delle braccia così forti, sarai bravissimo a sollevare e spostare qualsiasi carico!
Esatto, quindi rallegrati. Grazie mille a tutti. Dove sei finita? Oh, girandola! Dov'è finita la girandola? Gira, gira, gira! Gira, gira, gira! Gira! Ah. Benny! Oh, Rhodey! Dove l'hai presa? Questa? Me l'ha prestata Ellie. Non dire bugie! La verità è che hai trovato la girandola che ho perso! Ti sbagli! Ellie me l'ha prestata per tutto il giorno! Davvero? Allora va a cercare la mia girandola adesso! D'accordo! Tu resta qui e aspetta! Vado a cercare la tua girandola! Come puoi pensare che ti stia mentendo? Dove potrebbe aver perso la sua girandola? Vedrà, io la troverò di certo! Che cos'è? Lasciami andare! Salvatemi! Oh, che cosa farò adesso? Oh, finirà per colpirmi! Oh, aiuta! Va avanti e dici che cosa vedi. Ricevuto. Non resisterò ancora per molto. Non ti arrendere, Benny. Oh no, Benny si farà male. Ragazzi, Ellie. Sta calmo, andrà tutto bene. Poli, sbrigati! Ci siamo quasi! Sbrighiamoci! Certo! Dobbiamo fermare le turbine, forza! C'è il pulsante di spegnimento! È dietro l'elica! Bene, vado io, così potrò fermare le eliche. Prepara un materassino gonfiabile, non si sa mai. Tu invece prepara la scala, Roy! Certo! Qualcosa non va con questa leva. Ecco il problema. Non ci arrivo. Poli, sbrigati. Resisti ancora un po', Ellie. L'ho presa. Ellie, ora è al sicuro. Per fortuna. Adesso è il mio turno. Per fortuna sei salvo. Grazie a tutti voi. Felici di aiutare. Riguardo alla tua girandola, mi dispiace tanto per quello che ho fatto. È colpa mia, non ho creduto a Benny. Pensavo che mi stesse mentendo. Mi dispiace. Oh, per questa? Ah, non fa niente. Non dovete dispiacervi. In realtà, se non fosse stato per la girandola, sarebbe andata molto peggio. Esatto! Se la
la girandola non si fosse incastrata nella turbina eolica, questa avrebbe girato più velocemente. Ma allora è grandioso! La mia girandola ha contribuito a salvare Benny! Sì, certo! Oh, wow! Questo mi rende così felice! Io resto ancora un po' qui. Ok. Okay. Ciao! A domani! Ti vedo! Mickey, è stato un errore! Non ti arrabbiare! Ehi, non sono arrabbiato! Vieni a prendere la tua palla! Davvero? Aspetta! Te la rilancio io! Basta così, basta! Tu e la tua palla non siete i benvenuti qui! Come vuoi tu! Non tornerò più! Io non capisco. Prima era tranquillo e poi si è arrabbiato. Oh, spero che gli piombino un milione di palle nel giardino. No, no! E adesso che cosa faccio? Dov'è finita? Ah, trovata! Aiuto! Eh? Mi è sembrato di sentire qualcosa! Oh no! Brunner! Come hai fatto a finire lì dentro? Mickey, fammi uscire da qui! Resisti! Chiamo la squadra di soccorso! Sì, squadra di soccorso, parla Jean! Jean, ci serve aiuto! Qual è il problema, Mickey? Emergenza! Emergenza! Brunner è caduto nella bidoniera! Bene, squadra di soccorso, pronti all'azione! Certo! O anche Brunner diventerà di cemento! Non va bene! Dobbiamo fermare il macchinario! Poli, il sistema è automatico! Non possiamo fermarlo! Dobbiamo staccare la corrente! D'accordo! Mentre Amber cerca l'interruttore, preparatevi a salvare Brunner! Io svuoterò il cemento quando si fermerà! Ellie, tieni d'occhio Brunner! Ricevuto! Veloci! Va bene! Trovato! Aiuto! Poli, il macchinario si è fermato! Corri! Va bene, svuoto il cemento. Ecco fatto! Cosa? Mi stai dicendo che eri così arrabbiato con me solo perché non sei bravo a giocare a palla?
Sì, e siccome non sono bravo, credevo che non avrei mai potuto giocare a palla con nessuno. Così mi sono arrabbiato. Capisco. Wow, io pensavo che non volessi giocare con noi. È stato un errore. Mi dispiace, Brunner. È stata tutta colpa mia, perché mi sono arrabbiato con te. Non preoccuparti, ora che lo sappiamo, anche se non sei molto bravo a giocare, la prossima volta unisciti a noi e così ci divertiremo. Sì! Ta-da! Facciamo una partita a calcio. Wow! Bella, vero? Oh, questo è il tabellone. Riporta tutti i gol che segnate. È grandioso! Già! Beh, volete fare almeno una prova? Vorremmo tanto, ma non possiamo proprio. Certo che potete. Fidatevi, non è affatto difficile. Non è questo. Vedi? Quella porta è a Rodiville. L'altra è laggiù, a Beniburg. E i palloni sono tutti a Miniland. Oh, mi state dicendo che avete diviso il cortile in tre parti? Sì, ci sono i confini e non è permesso andare nella proprietà degli altri. Abbiamo dovuto farlo perché Rodi lascia sempre in disordine tutta la casa dei giochi. Capisco quello che intendi, ma se le cose stanno così, non potete fare molto. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo proteggere il nostro territorio. È vero. Va bene. Questo è il mio lato di strada. Vattene. Va bene. Allora questa è la mia metà di strada. Beh, e io? Allora dove passo? Passa sulla metà di Mini. Vai. Su. No, non puoi. Ho detto che questo spazio è mio. Vattene dalla mia strada. Io ti ho avvisato. È così che funziona? Allora, state a vedere. Questa strada è mia. Qui posso passare soltanto io. Attento! Benny! Cosa facciamo, Mini? Cosa vuoi fare? Chiamiamo subito la squadra di soccorso! Perfetto, ancora un po'. Molto bene. Siamo pronti, Polly! D'accordo, ora tira, Roy! Sì! Roy, ora puoi abbassare! Ok! Grazie, ragazzi! Non c'è di che! Ci dispiace, Titan! È colpa nostra, perché litigavamo per niente! Esatto! Nessuno possiede campi o strade. Tutte queste cose dovrebbero essere condivise. Ben detto! Se vi comportate così, non vi resterà più niente da usare, capite? Ascoltate, perché non inventate una regola che metta tutti d'accordo?
E tu credi che esista una regola del genere? Beh, vediamo. Che ne dite di... quando si usano giochi altrui bisogna stare molto attenti? Eccone un'altra. Quando si finisce di giocare bisogna rimettere in ordine. Ecco. Aiuta i tuoi amici a sistemare i giochi. Gioca a calcio con i tuoi amici tutti i giorni. Perché a dire il vero era molto noioso giocare da solo. Hai ragione. Scusami, sei tutto pieno di graffiti. Chi è che ha fatto tutti questi disegni? E questo che cos'è? Accidenti! Quindi la città è tappezzata di graffiti? Sono su strade e muri, perfino Scooby è stato colorato. Ma non credete siano disegni troppo belli per essere chiamati graffiti? Che siano belli o brutti sono graffiti e sono stati fatti senza il mio permesso. Tu che cosa ne pensi, Amber? Sembrano proprio essere i disegni di Pope. E poi Posty l'ha visto andare in giro con la sua valigetta da disegno. A quanto pare abbiamo scoperto chi è stato a farli. Il comportamento di Pook deve avervi causato parecchi problemi. Sì, sì, certo, proverò a parlarci io senza perdere le staffe. Sì! Accidenti, Pook! Pook! Signor costruttore! Lo sai quanti problemi hai creato in città con tutti i tuoi disegni? Questa la prendo io! Non vedremo mai più disegni per parecchio tempo! Povero Pook, sono stato un po' troppo duro con lui. Dovrei ridargli i suoi colori e cercare di farlo stare meglio. A quanto pare se n'è andato via. Oh, accidenti! Pook! Pook! Allora, che cosa è successo qui? Sono stato un po' troppo duro con Pook per la storia dei graffiti. Ha lasciato quel disegno ed è sparito. Non avrei dovuto trattarlo male. E se gli fosse successo qualcosa di brutto in piena notte? Non preoccuparti, andrà tutto bene. Polly! Guarda, ci sono delle tracce di vernice! Ce ne sono anche qui! Seguendo le tracce di vernice, potremmo arrivare direttamente al nascondiglio di Pook. Così riusciremo a trovare Pook. Non preoccupatevi, aspettateci qui. D'accordo. Oh, da questa parte! Andiamo! Coraggio! È da questa parte! Pook! Sei qui! Pook! Sbrighiamoci! Ora sei salvo, non preoccuparti. Erano tutti molto preoccupati perché sei scomparso all'improvviso. Sì,
Torniamo a casa adesso. Hai paura che non ti permetteranno mai più di disegnare? Pook, non è vero che al signor costruttore non piacciono i tuoi disegni. Vuole solo evitare che crei problemi agli altri cittadini di Broomtown. Sì, il signor costruttore è dispiaciuto di averti tolto i colori. Sì, è proprio vero. Pook, non devi preoccuparti, potrai continuare a disegnare quanto vuoi. Esatto. Bene. Puoi andare. Va bene, ci vediamo lì. Non avevo idea che stesse male. Povero signor costruttore, era stressato per la scadenza. Noi non lo sapevamo. Sono certa che starà bene. Ora sta andando a farsi visitare. Aspettate qui, ok? Sì. Grazie, Jean. Siamo dei testoni. Sì, è vero. Dovremmo sistemare il cortile prima che torni. Sarebbe il miglior regalo di pronta guarigione che potremmo fare al signor costruttore. Questa è l'idea migliore che tu abbia mai avuto. Bene, forza allora, al lavoro. Va bene. Guarda dove vai! No, forza! Non la vedo da nessuna parte qui. Ah, eccola! Dai, ci sono quasi! Oh, dietro di te! Pook! Oh, che cosa è successo? Ho appena incastrato Pook sotto una valanga di tronchi. Ok, adesso puoi uscire. Grazie al cielo, le rocce hanno impedito che i tronchi cadessero addosso a Pook. Pook, mi dispiace. Ragazzi, siamo una squadra davvero inutile. Non facciamo altro che creare problemi come questo. Gli incidenti capitano. Ricorda che stavate cercando di dare una mano. Cercate solo di fare più attenzione la prossima volta. Sì, ma come possiamo aiutare il signor costruttore adesso? Ha ragione. Il signor costruttore sarebbe contento di avere un cortile in ordine. Non preoccupatevi, ragazzi. Ci siamo qui noi a darvi una mano. Esatto. Se ci aiutiamo tutti quanti, finiremo molto presto. Grazie ragazzi. Oh, grazie, Max. Non c'è di che. Thank you.
Bentornato a casa, signor costruttore! Oh, non posso crederci, è tutto così in ordine. È come essere tornato in una casa nuova. La squadra si è data da fare per sorprenderla. Se lo aspettava. Cosa intendi? È successo qualcosa mentre non c'ero? Chi lo sa? Comunque, grazie mille a tutti, ragazzi. È pronta da usare? Sì, grazie all'aiuto di Stacy la colonnina è pronta. Amber, è stata un'ottima idea quella di mettere un'altra fonte di energia in città. Wow, sono così emozionato! Sarà più facile per me fare le consegne! Non dovrò più preoccuparmi quando ho la batteria scarica! È vero! Ed è progettata per ricaricare 5 macchine prima che si esaurisca l'energia. Quindi, per favore, usatela solo per necessità. Esatto. Deve essere usata solo per le emergenze. Va bene! La colonnina è proprio nel mio cortile. Non è più necessario che io vada da Stacy. Sì! Inizio rifornimento. Attendere, prego. Ricarica completa. Oh, è anche molto più veloce dell'altra. Ah, allora le voci sono vere. Adesso posso caricarmi qui invece di andare al distributore di Stacy. Dato che nessuno mi vede. Inizio rifornimento. Attendere, prego. Ta-ta-ta. È il momento della ricarica giornaliera. Oh! Che cosa ci fanno loro due qui? Che succede? Niente. Allora, siete qui per fare il pieno? Beh, e se anche fosse? Oh no! C'è energia solo per una carica! Va bene, di diritto aspetta a me, perché sono arrivato per primo. Siamo arrivati quasi nello stesso momento. Non è vero! Sono arrivato prima di te! E poi oggi ho una giornata davvero piena! Ti assicuro che io ho più cose da fare di entrambi! Lasciatemi il posto! Non riuscirei ad andare al distributore! Devo finire il lavoro al porto! Ho appena iniziato e non voglio finire nei guai! Mi dispiace davvero, Lifty! Ma anche io ho dei lavori importanti da sbrigare oggi! Se non faccio questa consegna in tempo, chissà che cosa succederà! Inizio rifornimento! Attendere, prego! Perché l'avete fatto? Ci sei passato avanti senza rispettare la fila! Fuoco! Fuoco! Allora, Ellie, puoi abbassare l'interruttore e Roy, puoi spegnere l'incendio. Agli ordini! Ho fatto! Momento, quindi è successo tutto perché stavate litigando per la colonnina? Ragazzi, mi aspetto di più da voi. È vero. È che era molto più semplice caricarsi qui che non andare al distributore da Stacy. Mi dispiace. Non è a noi che dovete delle scuse. Chiedete scusa ai vostri amici che avevano bisogno di ricaricarsi e non l'hanno potuto fare. Polly, forse è meglio se togliamo la colonnina d'emergenza. No, non toglietela. È importante che ci sia? Sì,
promettiamo che non la useremo sempre, soltanto se è davvero urgente. Sì, lo promettiamo. Bene, in questo caso la colonnina d'emergenza è stata un'idea di Amber, per cui spetta a lei decidere. Sono d'accordo. Tutto dipende se saprete mantenere la promessa. Sì, la manterremo. Va bene, vi darò la possibilità di dimostrarmelo. Oh, grazie, Amber! Roy, buongiorno! Buongiorno! Allora, che succede? Niente di particolare, stavo facendo il mio giro. Tu? Qualcosa non va con il rotore di coda, forse per colpa della caduta. Speravo che Gin ci desse un'occhiata. Buona idea, devi sicuramente farlo controllare. Certamente! Grandioso, allora ci vediamo dopo. Sì! Ah? Il progetto! Chi è stato? Ti ha fatto cadere il latte sul progetto della mia invenzione! Oh no, il progetto è rovinato! Perché proprio la pagina con l'unica parte che non avevo ancora ultimato! Il mio robot non serve a nulla senza un cervello! Ellie! Amber! Come sta adesso Gin? So solo che è ancora molto arrabbiata per il progetto. Aveva lavorato sodo. Credo che forse Roy sappia qualcosa che non ci ha ancora detto. Che cosa? Per caso vuoi dire che pensi che sia colpa di Roy? Beh, in effetti io ho visto Roy entrare nel centro riparazione. Che cosa hai detto? Gin! Hai visto Roy entrare nel centro riparazione? Ho capito cos'è successo. Ma ecco, non è giusto essere disonesti. Sì, questo lo so. Oh? Non posso credere che tu abbia rovinato il mio progetto! Cosa? Ma ti giuro che non è colpa mia! Non sono stato io, Gin! Perché non dici la verità? Ho un testimone proprio qui! Oh, Roy, ti ho visto entrare nella stazione di controllo! Gin si è molto arrabbiata quando gliel'ho detto! Mi dispiace tanto! Sta tranquilla! Sì, ero alla stazione di controllo in quel momento, però non sono stato io a rovesciare il latte! Va bene, e allora chi è stato? Basta! Non ce la faccio più! È stata colpa mia! Mi sentivo malissimo! Avrei dovuto dirtelo subito! Oh, mi dispiace! Ellie! Oh, potrebbe andare peggio di così! Oh. Avrei dovuto dire la verità! Ho lasciato che i miei amici dubitassero l'uno dell'altro! Al fuoco! Oh. Aiuto! Ma la casa di Spooky è in fiamme! Devo salvare le mie gomme! Oh, Spooky, cosa è successo? Ellie, stavo accendendo i fuochi d'artificio, ma qualcosa è andato storto. Non lasciare che le mie gomme brucino. Non è questo che mi preoccupa, dobbiamo andarcene subito da qui. Vieni da questa parte. Andiamo! Ah? I miei pneumatici! Oh! Non riesco a volare! Oh, la mia testa! Oh, devo aver respirato troppo fumo! Usciamo da qui. Oh, Roy! Sì, dobbiamo andarcene. Certo, certo.
Rodi! Sei salvo! Sì. Sì, sto bene. Eravamo così preoccupati per te. È successo tutto per colpa mia. Non sarebbe capitato se avessi detto la verità. Non permetterò mai più che succeda. È andato tutto bene, Ellie. Siamo davvero felici che tu stia bene. Sì. È vero, e Jean ti ha già perdonato. Sul serio? Oh, per fortuna. Cosa c'è, Minnie? Che cos'è questo? Non capisco di cosa tu stia parlando. Oh, e com'è arrivato questo qui? Non lo so, non è quello che volevo io. Scusami, non so come sia potuto succedere. Non voglio questa roba. Oh no, ti ho dato il pacco che era di Spooky. Questo è di Spooky? Esatto, devo essermi confuso perché le scatole sono molto simili. Sono davvero spiacente, amico mio. Forse non ho prestato attenzione. Aspetta, ci sono. Forse so cosa è successo. Che cosa intendi dire? Beh, è cominciato tutto stamattina presto. Spooky, devi guardare dove vai, non lo sai questo? Mi dispiace, signor costruttore. Lo so. State dicendo che il mio pacco e quello di Spooky sono stati scambiati. E quello di Spooky era già stato scambiato con quello di Minnie. Esatto. Quindi abbiamo pensato di venire qui e di scambiarli nuovamente. Scusate tanto, ragazzi, ma io ho già portato quello che credevo fosse il mio pacco alle poste. Cosa? Cosa? Posti! Polly! Che cosa c'è? Ho una piccola urgenza da chiederti. Dunque, ho bisogno di trovare uno dei pacchi che il signor costruttore ha spedito stamattina. Fammi pensare un attimo. Oh, sì! Quel carico è stato inviato al porto un'ora fa! Cosa? Hai trovato il regalo? No, non ancora. Le cose si sono un po' complicate. Cos'è successo? Non ci crederete, ma c'è stato un altro scambio tra Spooky e il signor costruttore. Cosa? Esatto, Posti ha consegnato il pacco a Sisi, che è già a metà strada adesso. Oh no, potrebbe andare ancora peggio. Io spero di no, dobbiamo intercettare Sisi e riprendere il pacco. Vediamoci al porto, credo di avere un piano. Va bene. Vedi se trovi Sisi e poi tienici aggiornati. Ok. Ragazzi, pronti all'azione! Polly, ho trovato Sisi! Ti mando le sue coordinate! Ottimo lavoro! Oh, non sono mai stato così felice di vederti! Non ho idea di cosa succeda, ma sono felice di poter aiutare! Oh! Guardate, eccoli lì! Venite su! È tutto ok! Sì, si aspetterà finché non avremo risolto! Sì, in quale container è il pacco inviato da Posti? Oh, sono piuttosto sicura che sia in quello rosso. Ok. Polly, dovremmo spostare il container giallo. Amber, io e te solleveremo quel lato e Roy solleverà l'altro. Una volta spostato il container, Ellie può cercare il pacco. Siete tutti pronti? Sì! Tutti al tre! Uno, due, tre! Attenzione! Roy, spostati un po' a destra! Ok! Perfetto! Vediamo un po'. Dove si nasconderà il regalo di Minnie? Oh, trovato! Questo è di Minnie
E questo è del signor costruttore. Missione compiuta! Finalmente! Abbiamo dovuto attraversare solo metà oceano per trovare la scatola giusta. Ottimo lavoro, squadra! Grazie, Sisi! Ci hai salvato! È stato un piacere! Ecco, ti aiuto a metterli! Ok! Oh, mi piacciono tantissimo! Grazie mille per averli ritrovati! Esatto! Grazie mille per quello che avete fatto! Non c'è di che... Spooky, che ti senti di preciso? Sento tanto freddo, ma mi sento anche caldo. Oh, sarà meglio misurarti la febbre. No, aspetta, è più un dolore alle guarnizioni, mi fanno molto male. Che strano. Finto di essere malato? Sì, credo volesse le stesse attenzioni che ha ricevuto Clini quando stava male. Stai scherzando? Oh. Si è inventato tutto quanto. Andiamo, posso capire perché abbia voluto farlo, è vero. Si ricevono molte più attenzioni quando ci si sente male. È un po' sospetto. No, stavo male. Dico davvero, ragazzi. Forza, Spooky, ce la puoi fare. Fatti il raffreddore e torna a giocare. Che succede lì dentro? Coraggio, Spooky, sei grandioso. Mangia la zuppa e stai a riposo. Cosa? Non sembra affatto malato. Ha finto per tutto questo tempo. Te la faremo vedere noi. Spooky! Sono tornati. Possiamo entrare? Un secondo. Accidenti, sembra che tu stia peggio, vero? Non sono mai stato così male. Oh no, Spooky. Siamo tornati perché eravamo preoccupati per te. È per questo che abbiamo chiamato Amber e le abbiamo chiesto di portarti all'ospedale. L'ospedale, no! Credo stia arrivando. Le vado incontro. E ora cosa faccio? Pensa, Spooky. Posti? Mi sento già meglio. Guarda cosa riesco a fare. Avanti, Spooky. Non devi aver paura di andare all'ospedale. A meno che tu non stia bene. Non starai fingendo, vero? Oh no, sto male. Ho una brutta influenza. Entra pure, Amber. Dobbiamo portarlo subito all'ospedale. Non voglio. Spooky, torna indietro. Sei affaticato, hai bisogno di riposo. Devi andare con Amber. Non ci voglio andare. Non mi potete costringere. Aspetta. Non voglio andare all'ospedale. Gliel'abbiamo fatta, vero? Aiuto! Hai sentito? Aiuto! Aiuto! Ha bisogno di aiuto? Avanti e vedi cosa sta succedendo. Ricevuto! Amber, non appena arriviamo tu pensa all'idrante. Invece io e Roy ci occuperemo di Spooky. Andiamo! In azione! Coraggio, Spooky! Tieni duro, amico mio! Non resisto più! Spooky! Resisti! La squadra sarà qui a momenti! Roy, aiutami a tirarli su, presto! Ricevuto! Amber, corri, fa presto! L'ho quasi fatto! Grazie, Roy!
siamo felici che tu stia bene, Spooky. Grazie, amici. Mi dispiace, Spooky. Non volevo succedesse tutto questo. No, è a me che dispiace. È colpa mia perché non sono stato sincero con voi. Ecco, ero geloso che Cleany ricevesse tutte quelle attenzioni da voi. Cosa? Hai finto di essere malato anche tu? Spooky, non devi far finta che qualcosa non vada per ricevere le nostre attenzioni, lo sai? Cleany! Oh, ciao, Spooky! Sembri davvero felice per qualcosa! È per l'invito di Capni, hai ricevuto uno anche tu, vero? Fammi vedere! In onore della mia nomina a cittadino più alla moda di Broomtown, organizzo una festa e vorrei che partecipassi. Non ho ancora ricevuto il mio. Sarà nella buca delle lettere. Allora, corri a casa a controllare. Ha detto che avrebbe invitato i suoi amici più stretti. Sicuramente tu sarai uno dei primi a cui l'ha mandato. Vado a controllare. Ora basta! È finita un'amicizia, Cap! Vuoi fare una festa senza di me? Beh, io non te la farò passare liscia! Aspetta e vedrai! Da dove arrivano tutti questi tronchi? Oh, non fa niente, prenderò il tunnel! Il tunnel sarà chiuso per tutto il giorno! Dovrò prendere un'altra strada! Ma non posso passare di lì e non posso usare il tunnel! Sono bloccato qui! Un momento, posso passare dalla scogliera del gabbiano! Oh, è una salita così ripida! Risalire la scogliera! Qualcuno mi aiuti! Non resisterò ancora! Cap! Cap! Dove sei? Cap! Dove sei? È lì! Abbiamo un'emergenza! Di che si tratta, Jim? Ellie ha trovato Cap alla scogliera del gabbiano! È caduto e ha bisogno del vostro aiuto! Voglio l'intera squadra operativa! Ricevuto! Tieni duro! La squadra di soccorso è in arrivo! Sono qui! Cap, ci penso io a te. Resistete ancora un po', amici. Ci proviamo! Ragazzi, io scendo a liberare la ruota di Cap. Una volta libero, voi tiratelo su. Ricevuto! Roy, Amber, siete pronti? Pronti! Ok, romperò le rocce intorno alla sua ruota. Resta fermo. D'accordo, ora tirate. Stai bene! Ce l'ho fatta! Oh, ci è mancato poco! Mi dispiace tanto, Cap. Ero arrabbiato perché credevo non mi volessi alla tua festa. Non posso credere che tu abbia pensato che non ti avessi invitato! Il tuo biglietto è stato il primo che ho scritto! Davvero? Dovevi parlare con Cap prima di lasciare che le emozioni prendessero il sopravvento! Così non si sarebbe creato nessun malinteso, è vero. Oh, Ellie,
So che è un po' tardi, ma grazie per avermi consegnato l'invito. Nessun problema. A proposito, non ti aspettano da qualche parte, Cap? Roy ha ragione. Tutti i tuoi amici saranno arrivati ormai. Tutta colpa tua. Spooky, ora la festa sarà un vero disastro. Mi dispiace. Non importa, rimedierò in qualche modo. Devo andare. Cap, ti aiuto con i preparativi, aspettami. Pensa alla fontana di cioccolata. Adoro il cioccolato. Camp, come stai? Benissimo. Benvenuti, ragazzi. Salve, signora Bell. Camp, come mai sei qui? Perché non ci hai avvertiti? Beh, lo vedrete. Sono venuto qui per loro. Oh, wow. Sono larve, per caso? Oh, non sono semplici larve. Sono esemplari estremamente rari. Ho fatto una sosta qui prima di andarle a donare al museo degli insetti. Che bello! Bentornato, Camp. Polly, vieni a dare un'occhiata. È un'occasione che capita una sola volta nella vita. Oh, no! Eh? Cosa c'è che non va, Polly? Ecco, Camp, devi tenere chiuso il coperchio. L'hai detto tu, sono specie molto rare. Non vorremmo che i tuoi amici vermetti scappassero. Sì, Polly ha proprio ragione. Bisogna stare molto attenti. Hai ragione. Signorina Belle, le dispiace prendersene cura per un po'? Io vado a cercare da mangiare per questi tesorini? Ma certo, vada pure. Lifty, mi prenderesti una torcia dall'ufficio? Ok. Ah, dove sarà la torcia? Ah? Salve, signorina Bell, qualcosa non va. Zin, ci serve aiuto. Tutte le larve rare sono scomparse. Le larve sono scomparse. Se non riusciremo a trovarle, Camp dice che probabilmente non ce la faranno. Potete venire ad aiutarci, per favore? Sì, certo. Arriviamo subito. Squadra di soccorso, preparatevi a intervenire al porto. Ricevuto. Ragazzi, aspettate. Che succede, Polly? Non credo che riuscirò a toccare un insetto perché devo ammettere che mi fanno tanta paura. Sì, lo immaginavo. Se venissi, non credo che vi sarei di grande aiuto. Mi dispiace, ragazzi. Ti sbagli, Polly. Tu sei il cuore della squadra. Nessuno trova dei piani di salvataggio migliori dei tuoi. Ha ragione. Noi ci occuperemo degli insetti, ma li troveremo solo con il tuo aiuto, Polly. Ma io... D'accordo, io mi fido di voi, quindi verrò e farò del mio meglio. Bene. Ce l'ho fatta! Wow, è fantastico, signorina Bell! Sbrigatevi, è su di me! Recuperata! Oh, finalmente salvo! Vieni fuori, ti prego! Sì! Oh, speriamo vada tutto bene. Polly! Oh? Le avete trovate tutte? Non ancora, ne manca una all'appello, ma crediamo sia da queste parti. Trovata! Oh? Polly, il bruco è sul tuo tettuccio! Cosa? Sul mio tettuccio? Polly, ci penso io. Tu resta fermo, ok? Aspetta, Roy, no. Lo farò io. Ciao, amico mio. Scusami. Oh, bentornate a casa! Bel lavoro, Polly!
Io non sapevo nulla. Da quanto tempo hai paura degli insetti? Da un po' ormai. Ho salvato un gatto da un albero tempo fa e mi è caduta addosso una colonia di vermi. È lì che è iniziato tutto quanto. È per questo che hai paura degli insetti? Sì. Ma gli insetti non sono affatto spaventosi. Molti di loro sono fantastici e possono esserci di grande aiuto. Prova a pensare che questi piccoletti sono solo dei cuccioli. Forse non ti faranno così paura. A dire il vero, dopo questa missione potrei aver superato la mia paura. Che peccato! Avrei potuto prenderti in giro per così tanto tempo! Spero che tu l'abbia superata facilmente. Eh? Polly, sul tettuccio! Cosa? Dove? Forse hai ancora un po' di paura. Oh, ma mi prendi in giro? Che bell'amico che sei!